Amici, bentornati sul canale 9000G, elaborazioni autosportive. Oggi vi documentiamo un lavoro in corso d'opera, nel senso che alcune volte quando arriva l'operatore siamo a metà di un lavoro, quindi non lo riusciamo a farvelo vedere a livello finito, però vi descriviamo un lavoro mentre lo stiamo facendo. Siccome tante volte vi facciamo vedere le macchine finite, ci criticate perché volevate vedere la lavorazione, in questo caso vi accontentiamo. Questa è una BMW serie 2 Gran Coupé, 2000 turbo diesel, motore da 190 cavalli, sulla quale il cliente ci ha chiesto di montare il sound booster. Quindi, come ho specificato più volte, ultimamente stiamo montando due tipi di sound booster. Uno è il Pantera e l'altra è l'ultima versione, che appunto, come in questo caso, è l'ultima versione del Maxhaus, che si chiama Maxhaus Bridge, quindi è migliorata ancora rispetto alla versione precedente, quindi ha un wattaggio maggiore, soprattutto ha una brillantezza di suono veramente incredibile. Cioè la differenza che noi abbiamo trovato a livello qualitativo rispetto al Maxhaus Pro è proprio il timbro, cioè la caratteristica principale è proprio la qualità del suono, che lo rende veramente molto molto simile, molto più veritiero rispetto alla versione precedente, che comunque già faceva un ottimo lavoro. Quindi adesso Mirko sta montando quello che è il risuonatore, quindi smontando le varie parti deve montare il risuonatore, e poi al risuonatore deve collegare le due centraline. Una centralina è quella del Bluetooth, con la quale il cliente si collegherà col telefonino per gestire il funzionamento via app del sound booster, e la seconda è quella che serve per andarsi a collegare con il sistema CAN bus della macchina, in maniera tale che a pressione del pedale acceleratore la macchina, quando sale di giri, la rumorosità sente l'incremento di giri e la rumorosità aumenta o diminuisce in funzione di questa funzione. Quindi ovviamente ci deve essere sempre un risuonatore, due centraline, poi questo è un modello particolare nuovissimo al quale viene collegato anche un'ulteriore cassa. Questa è una delle due centraline che noi andremo a collegare, che è quella che appunto si va a collegare con il sistema CAN bus della macchina. In più c'è una cassa che Mirko ha già montato nel vano, che è un ulteriore aiuto a livello di sound. Quindi c'è un risuonatore principale, poi un'altra piccola cassa che va a smorzare quello che sono praticamente il ticchettio che generalmente quasi tutte le macchine diesel hanno. Quindi a livello, adesso noi purtroppo il lavoro lo stanno ancora terminando, perché devono ancora tirare i cavi che sono davanti per andare a recuperare la cavetteria del CAN bus, quindi non riusciamo a farvelo sentire in opera, ma ne avete sentite decine e decine sui video. È solo per appunto dare un quadro di un lavoro che è in fase di lavorazione. Solitamente, a seconda delle macchine, ci vuole più o meno una mezza giornata. Quindi quando noi prendiamo questo genere di lavoro, chiediamo anzitutto il libretto dalla macchina per andare a identificare che ci sia il Maxhaus specifico per quel determinato tipo di vettura. E poi ovviamente ci vuole una mezza giornata per andare a fare il lavoro, perché ci sono alcune macchine più semplici dove la cavetteria è posizionata nel baule, quindi è molto più semplice arrivarci, o alcune macchine dove la cavetteria addirittura è nella parte frontale, magari dove c'è la presa OBD. Quindi chiaramente il lavoro manuale necessita di molte più ore. Un'altra caratteristica particolare, parlavamo appunto della differenza tra il Maxhaus Bridge e il Maxhaus, il modello precedente, che questo sistema qua è molto più evoluto, perché su questa centralina ci sono diciamo delle porte che si possono utilizzare, anche al di là di quello che è il discorso del risuonatore, anche per gestire delle altre funzioni, tipo non so, l'apertura, la chiusura delle valvole nel momento in cui la macchina dovesse avere le valvole. Con questo sistema, acquistando un programma dedicato, si può gestire tramite sempre l'app l'apertura e la chiusura delle valvole, così come alcune macchine che hanno la gestione elettronica degli ammortizzatori, sempre tramite questa centralina e sempre tramite app, sempre acquistando un pacchetto a parte, si può gestire
il funzionamento dell'altezza delle sospensioni elettroniche. Quindi questo è un altro degli aspetti che caratterizza questo nuovo modello, che non è dato solo dalla, come dire, dall'estetica. Adesso vi facciamo vedere anche dove abbiamo posizionato, già che ci siamo, ci stendiamo sul tappeto di Alibaba. Ecco, abbiamo posizionato, questo è il risuonatore, che adesso è completamente in materiale plastico, quindi rispetto a quello precedente che era metallico, questo è completamente sempre stagno, in materiale plastico, e questa è la cassa aggiuntiva che serve appunto per andare a sborsare quello che è il ticchettio del diesel. Quindi non è cambiato nulla da un punto di vista, diciamo, dimensionale, è cambiato da un punto di vista funzionale e qualitativo. Questo, diciamo, che è un lavoro che più o meno necessita di un 3 ore, 3 ore e mezza di lavoro. Io direi che anche se non sentiamo il suono, comunque potete andarvi a sentire i suoni di altri tipi di vetture che abbiamo fatto precedentemente. Per qualunque tipo di informazione mi potete sempre contattare in sede. Quello che vi chiediamo sempre è quello di cliccare sulla campanella, iscrivervi al canale in maniera tale da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Per il momento è tutto, un saluto, alla prossima! We'll be right back.